1 Bacco Ido, Giuseppe Pezzino, 2 Barcellona San, Cesare Ferranti Junior, 3 Brooklyn Breed, Alberto Zanca, 4 Anya Rich, Vincenzo Di Noto, 5 Try Again con Giuseppe Marco Arcieri, 6 Batman, Pietro Da Luisi, 7 Alison Di Gaia, Sara Mangoni, seconda fila 8 Sprit D'Asolo, Mirko Porzio, 9 Carinissimo P, Antonino Rosato, 10 Cleo Horse, Gaetano D'Alessandro, 11 Catch Me Boss, Marco Fressi Filippo, 12 Verdino Jet, Giuseppe Zito, 13 Ciringhito Jet con Francesco Federico. Allievi categoria G per questa settima corsa di Palermo, gioco orientato su diversi cavalli, anche se la quota più bassa al fine è per il numero 3 di Brooklyn Breed. Stacco della macchina e si parte. Si parte con ottimo lancio in avanti, prova ad andare Anya Rich, direi la specialista Anya Rich, mentre di galoppo Barcellona San. 13 secchi il lancio, molto veloce del numero 2 squalificato, specialista Anya Rich, che precede Batman in terza posizione, Bacco Ido, mentre per linee esterne prova subito a farsi avanti Catch Me Boss, tallonato da Allison Di Gaia. 29.4 dunque da 1.13 a qualcosa per i primi 400 metri, davvero molto decisa adesso l'avanzata di Brooklyn Breed, che al paletto dei 600 metri scavalca Anya Rich e dopo 45 per i primi 600 metri in bocca al comando la penultima piegata. Per linee esterne avanzano Catch Me Boss e Allison Di Gaia, lungo lo steccato invece sono incolonnati Anya Rich ed il 6 di Batman. 800 metri in 1 minuto e 6 decimi da 1.15.7 con Alberto Zanca che prova a prendere in mano ma non ci sta Catch Me Boss, che insiste ancora all'esterno in maniera decisa. 1.16.5 il primo chilometro, abbastanza tranquillo tutto sommato, con 31.5 per i 400 metri dai 600 al chilometro, e si dimena Alberto Zanca, chiede a Brooklyn Breed di reagire agli attacchi di un Catch Me Boss che sta fornendo una prestazione davvero sopra le righe. Insiste Catch Me Boss, numero 1 squalificato, dietro prova a venire avanti Cleo Horse, cavalla che era discretamente notiziata, ed entriamo in retta d'arrivo, ancora tutto da decidere. Brooklyn Breed è ancora al comando, Catch Me Boss è ancora lì, mentre Batman prova a filtrare per linea interna, prova il parco interno, Batman è sul palo, Batman forse no, forse sì, andiamo a rivedere perché è davvero stretta il finale, con Batman che si infila all'interno di Brooklyn Breed, ma all'esterno arriva in maniera davvero notevole Verdino Jet. Vediamo le ultime battute, se Verdino Jet è riuscita a mettere il musetto suo davanti a quello di Batman. Ultime battute, aspettiamo il replay per dare il nostro responso, e il nostro responso è che Verdino Jet è riuscito a battere Batman, mentre Brooklyn Breed deve accontentarsi del terzo posto. 1.16.3 vittoria, la prima se non ricordo male qua la favorita per Verdino Jet, molto ben guidato da Giuseppe Zito con il training di Giuseppe Zanca e i colori del signor Onofrio Tortorici. Secondo posto per Batman, che ha tentato il coppaccio per linee interne, e terzo per Brooklyn Breed, dal quale dopo 600 metri ci si poteva aspettare forse qualcosina in più. 12.6.3 l'ordine d'arrivo numerico da confermare della settima ed ultima corsa di Palermo, Palermo che torna in pista fra una settimana, sabato 21 ottobre. E per oggi dalla favorita è tutto.